Giorgone, guarda i guanti da battuta, con i quali ti batterò oggi. Minchia! Che due coglioni sta curva! Ma basta però, che due coglioni! Porca puttana! Non si sente in pista da mesi. L'ultima gara che mi ha vista protagonista, seppur con un livello non ufficiale, è la gara di Rozzano che abbiamo visto su questo canale a settembre. La stagione invernale però ci costringe ad andare indoor e allora ci si rifugia nel luogo sicuro della House of Cards di Mantova, una delle piste indoor più lunga della nostra penisola e che regalerà delle gare molto interessanti. Questo è il layout della pista della città lombarda, una pista veramente completa che può mettere alla prova le qualità di ogni pilota con dei kart elettrici CRG che sono veramente un autentico gioiello. Il layout è decisamente vario e disparato, ci sono parti veloci come questa che vediamo in questo giro di ricognizione prima della qualificazione e poi ovviamente vanno a suggellarsi anche un sacco di parti tecniche, la cui più complicata è quella che vediamo in questo momento. Il format della gara prevede questa situazione qui, una qualificazione da 10 minuti che va a delineare la partenza di gara 1, poi ci sono altre due gare, le cui griglie di partenza però sono dettate dai giri veloci delle gare precedenti, quindi per la partenza di gara 2 ci si basa sui giri veloci di gara 1 e per gara 3 ci si basa sui giri veloci di gara 2. Questo è la fine del giro di ricognizione, dunque si vola verso la qualificazione e questo è l'hot lap alla House of Cards di Mantova. Questo è anche il layout con una velocità decisamente più sostenuta, curva 1 e 2 sostanzialmente si fanno in piena, si arriva nel primo raccordo che è una doppia a sinistra che volendo si può anche affrontare in freno, ma si può anche affrontare alzando leggermente il piede. Al tornantino qui sopra invece bisogna frenare per forza, altrimenti finite letteralmente a muro. Altra controcurva verso sinistra che porta alla parte di velocità pura, al contro rettilineo, una bella frenata per immettersi con quanta più velocità possibile in questo contro rettilineo, dove si può utilizzare anche il kersh come vedete dalle immagini, e poi ci si immette nella parte più tecnica della pista. Una curva che chiude molto verso sinistra va ovviamente a immettere nella parte Monte Carlo, così chiamata anche dagli inservienti organizzatori della House of Cards, una parte molto tecnica dove è impossibile superare, che va a concludersi con queste triple chicane che vanno a immettere sul rettilineo di partenza ed arrivo. Questo è il mio giro che viene totalizzato in un 58 secondi e 252 millesimi, una seconda posizione molto importante, tra poco la griglia di partenza, ma adesso le emozioni del post gara. Bravo, io sono secondo anch'io. Perché? Perché grande? Sei arrivato secondo? Sì. Ho battuto? Sì, sono te. Oh, ho già vinto. Maia. Ho battuto il Maia in qualificazione, grazie. A posto così. In qualificazione sì, il primo è Alex. Sì, ma è un parto, ho fatto il giro migliore per sbaglio, in realtà. Dunque è una clamorosa seconda posizione quella maturata in qualificazione alla House of Cards di Mantova, circuito letteralmente non mio, ma è subito lights out, ci si invola verso la partenza di gara 1, una partenza va detto orrenda, e infatti il Maia, che infatti è un pilota di un certo livello, riesce a partire meglio e a superarmi senza nessun tipo di difficoltà. In pole position c'è Alex, abbiamo già visto anche nella gara di Rozzano, il gruppo è sempre quello con Jake il Ciga, il Maia, Alex, Davide, con l'aggiunta anche di Fede e altri due ragazzi che hanno partecipato a questo trittico di gare. Si gira verso la metà della pista sempre in terza posizione al primo di 10 giri, ricordiamo che appunto le tre competizioni che vediamo sono di questa lunghezza, di fatto delle sprint, quindi è importante capitalizzare ogni momento per arrivare alla posizione più alta in classifica, al netto che la partenza con questo mezzo non è stato granché. Il kersh non si può utilizzare nel primo giro, ma intanto arriva il sorpasso tentato da parte di Davide, se non vedo male, che infatti riesce a arrivare alla quarta posizione. C'è anche un altro avversario dietro di me che attenta a un doppio sorpasso, ma appunto alla Monte Carlo è impossibile superare, indi per cui si prova a difendere una quarta posizione che è vero è un meno 2 rispetto alla partenza, ma comunque è abbastanza, nonostante appunto
sia un pilota che notoriamente non sappia partire. Insomma, poteva andare sicuramente meglio. Secondo di 10, una partenza orrenda ci relega in quarta posizione. I tre avversari là davanti, vedete che allungano veramente veramente tanto in questa gara, che man mano che i tempi scendevano aumentava anche le marce a disposizione e le velocità del nostro go-kart. Se scendeva sotto una determinata soglia si poteva arrivare anche alla middle velocity, che è quella dove ovviamente dovremmo arrivare tutti senza nessun tipo di difficoltà. Intanto qui al conto tornantino ci si gira e si perde una marea di posizioni. Anche Davide, che mi ha superato prima, si è girato a sua volta e di conseguenza dopo un doppio testa a coda proviamo a superarlo e ci si riesce in qualche modo. Quinta posizione al momento, prima della parte tecnica della curva del tombino, che però non è stata presa bene. Ho perso il posteriore come se non ci fosse un domani e Davide infatti giustamente ne approfitta per immettersi nella parte Monte Carlo. Sesta posizione dunque al secondo di 10. Partivamo in seconda, insomma non benissimo, al netto che, come ho detto più volte, la pista di Mantova non è una di quelle che mi fa impazzire, soprattutto per la seconda parte che non è costante nella pulizia, nella perfezione. Però comunque abbiamo una gara da affrontare ed è importante arrivare non solo più avanti possibile, ma registrare il miglior tempo possibile per partire più avanti in gara 2. Intanto qui l'attacco alla curva del tombino su Davide, che non si rivede nell'onboard e dunque si passa per la quinta posizione dopo due giri di battaglia pura, di approaching bump e di cercare di capire quali erano i punti di forza e debolezza del mio avversario. Alla fine si gira per quinti al giro di boa della competizione, quarto di 10, che va a finire in questo momento una onesta quinta posizione in una gara 1 che però dobbiamo giocare in difesa. Sesto di 10, la gara prosegue, il quarto è là davanti, quindi con un buon passo possiamo provare a recuperarlo, ma la curva del tombino succede questo, ci si gira ancora una volta. Questa curva maledetta ovviamente non mi ha lasciato scampo, con, va detto, delle connessioni d'asfalto non perfette, il grip era meno evidente rispetto ad altre volte, ma comunque qui l'errore è stato mio, grossolano, ho frenato malissimo e molto avanti e di conseguenza sostanzialmente gara 1 possiamo darla bella che è finita. L'obiettivo a questo punto è fare il giro più veloce possibile per arrivare in una posizione onesta nella gara 2 e partire non merdesimi, ma ovviamente io non sono d'accordo neanche con me stesso nella vita reale e infatti ci si gira senza particolari problemi anche al giro dopo, e sono tre di fatto testa a coda consecutivi tra qualificazione e gara 1, una gara 1 letteralmente da dimenticare. Finiamo settimi in gara, lo possiamo anticipare senza troppi problemi. Infatti questo è l'arrivo in solitaria all'ultimo giro, una gara che dominerà Alex, secondo il Maia, terzo il Geggone, il sottoscritto invece arriva in settima posizione. Vedremo cosa ci riserverà invece gara 2. Adesso ovviamente parola al post pista. Poi alla maledetta curva lì del tombino mi sono girato tre volte su 10 giri, che due coglioni. Anche te ti sei girato? Tre volte. Adesso sono arrivato merdesimo. Hai fatto bene, no, devo capire come cazzo si prende quella curva là, figa, non sono capace. Ah, rognosissimi. Ah, sì? Veramente rognosi. No, no, si possono inclinare i pedali, secondo me. A parte che io il primo giro, figa, l'ho stracannato, che schifo. Mamma mia, il primo giro di merda, bravo Alex. Il primo giro io schifoso. Si è fermato? Primo giro, minchia, come Lando Norris, cazzo, non sono capace di partire questa pista. Sì, sì, ma anche lo sterzo era molto più morbido, c'era poco grip, c'era molto poco grip. Sì, sì. No, infatti hai fatto una gara 1 orrenda, schifosa. Cioè, veramente. Fortuna tra una gara e l'altra c'è poco tempo per fare pausa e dunque ci si può subito immettere in pista per provare a riscattare una gara 1 orrenda. E ancora una volta l'House of Cards di Mantova è lights out e si riparte per una gara 2 che mi vede partire in quinta posizione, ma come sempre non si sa partire. E infatti Davide, che invece è un asso in questo fondamentale, riesce a girare per quinto, si perde l'ennesima posizione. Attenzione però a questo ingresso in curva 3, che vede un contatto tra me e Davide. Contatto molto al limite, va detto, una manovra a mio modo di vedere ottimistica da parte mia, l'errore c'è stato, Davide ha fatto per girare la curva, qui lo rivediamo, il contatto comunque era probabilmente inevitabile siccome la tonnara era molto evidente al primo giro, insomma non c'è stata penalizzazione da parte della direzione corse, si prosegue, gara compromessa per Davide, in qualche modo io proseguo in quinta posizione, al netto che comunque ero interno e di conseguenza volevo provare a impostare la curva in quel modo.
contatto di gara, forse un po' al limite, sapertelo dire per caso nei vostri commenti qui sotto nella sezione apposta. Intanto abbiamo una gara 2 da correre e dobbiamo rimontare per puntare quantomeno alla quarta posizione, siccome sembra l'obiettivo più raggiungibile dal momento che Jay Gilmaia e soprattutto Alex ne hanno veramente tanto di più, quantomeno questo è quello che è emerso in gara 1. Il quarto pilota in questo momento è uno dei due ragazzi che si è aggiunto per completare la griglia di partenza, che vede in totale 9 piloti partecipanti. Ci va a concludere intanto la prima tornata con appunto questo contatto molto molto al limite, che però mi relega in quinta posizione, quella dove di fatto sono partito secondo di 10. Intanto davanti Jake e il Maya provano a battagliare tra di loro, ma questo fa il gioco di Alex, che comunque è primo, esattamente come in gara 1. Ricordiamo che Alex è partito in pole position nella qualificazione e parte al palo anche nella seconda. Tornantino di richiamo dove è importante frenare intanto e far uscire comunque al contempo il kart bene in percorrenza per affrontare una parte che comunque a me piace, quella che immette per il controrettilineo, ma al momento gli avversari sembrano un lontano ricordo, sono veramente lontani anni luce. Contro tornante che immette nel rettilineo uno dei due punti di sorpasso fondamentali per usare il KERS, che infatti noi qui utilizziamo per arrivare a raggiungere gli avversari, ma attenzione perché arriva una bandiera gialla esposta dai commissari di gara, e infatti il motivo lo vedete: Alex, il leader della gara, è finito a muro, e quindi incredibile colpo di scena, direbbe qualcuno. Quarta posizione regalata dall'alto per un errore, quella curva maledetta del tombino miete vittime illustri, in questo caso un pilota che poteva vincere comodamente anche gara 2. E dopo la virtual safety car, la bandiera gialla, chiamatela come volete, adesso l'obiettivo è uno e uno solo: martellare giri da qualificazione per provare a raggiungere i miei avversari. Non lo vedete nella grafica, ma siamo letteralmente al giro di boa di questa competizione. Il pilota avversario è comunque un osso duro da difendere, ha una ottima percorrenza e quindi sarà importante trovare il punto d'appoggio per arrivare al sorpasso, mentre qui a momenti si perde il kart nel controtornante, ci si mette nella doppia sinistra, il mega curvone che mette nel controtrino. Noi abbiamo il KERS a nostra disposizione che possiamo utilizzare per guadagnare velocità e passare sostanzialmente in stile push to pass della IndyCar. Ci si prova immediatamente al quinto di 10, curva del tombino affrontato in qualche modo, ma andiamo lunghi e allora il mio avversario giustamente non si fa pregare e passa. Errore orrendo ancora una volta in questa curva maledetta che non mi consente di arrivare nella posizione da podio, che per come si è messa la gara è un podio ovviamente insperato, ma bisogna anche ovviamente essere lì per approfittarne. Nel frattempo siamo sempre al giro di boa concluso e sempre in quarta posizione, sesto giro dei 10 previsti. Ancora una volta il mio avversario guadagna una marea di tempo in rettilineo, probabilmente ha usato il KERS per difendersi. Va detto che la mia percorrenza da parte guidata è leggermente superiore in questo momento e quindi possiamo recuperare tanto in questo primo settore della pista. Infatti vedete da che lontano era nel rettilineo il mio avversario è diventato un oggetto molto ma molto concreto. Ancora una volta il punto fondamentale di sorpasso sarà questo, il controrettilineo. Impostiamo prima la frenata per arrivare a un incrocio di traiettoria di trazione, possiamo provare a portare fuori più velocità rispetto al mio avversario. Nello stesso punto di prima questa volta passiamo, sesto di 10, terza posizione acquisita e di conseguenza è podio al momento in una gara che mi doveva vedere obiettivamente non un fattore. Ci sono piloti del nostro gruppo di amici più sul pezzo rispetto a me in questo particolare contesto, ma comunque terza posizione non si può ovviamente mai rifiutare, non si butta mai via. Si taglia il traguardo del sesto giro, ma con le immagini saltiamo e andiamo all'ottavo. Quello che vedete davanti è proprio lui, è Jake TV, e di conseguenza per il contenuto e non solo potrebbe esserci una grande rincorsa tra i due content creator amatoriali di questo sport, che infatti regalano sempre spettacolo non solo nella serie evento su Formula 1 ma anche nella vita reale, in questo caso in una pista favorevole a Fabio, a Jake, che spesso e volentieri mi ha battuto. E quindi un po' come nell'avversario precedente è fondamentale impostare una tecnica vincente o quantomeno consona alle mie caratteristiche per, come dire, arrivare a superare Jake con una pulizia e una rapidità importante, perché soprattutto nella parte veloce il mio avversario è letteralmente più forte di me. Nel frattempo il solito Maya ha capito come si battono gli avversari ed è primo per dispersione, ma la lotta vera è per la seconda e terza piazza. Penultimo giro di gara 2, nono di 10, ancora una volta Jake davanti, ma tentiamo l'ingresso all'interno in curva 1, un approccio molto aggressivo che però sta pagando. Si gira in seconda posizione mentre nella curva dopo rischio di perdere il kart
in qualche modo riusciamo però a tenerlo, e quindi clamorosa seconda posizione al penultimo giro di questa gara 2, una gara 2 che peraltro mi vede anche in una posizione onesta per la partenza di gara 3, siccome siamo sostanzialmente nei primi 4 su 9 piloti in questa competizione. Con le immagini però ci spostiamo all'ultimo giro, Jake è sempre dietro, io sono davanti a difendere questa seconda posizione. Attenzione alla curva maledetta, che però viene passata bene senza sbavature particolari, si mette nella Monte Carlo dove però è impossibile passare. L'unica chance che ha Jake di passarmi è utilizzare bene il Kers dopo aver percorso meglio questa triplice chicane. Ultima curva affrontata in questo momento, non c'è però nessuno dietro che tenta il sorpasso, c'è il green flag, seconda posizione portata a casa in qualche modo in una pista insperata, in un modo insperato, e questa è la degna conclusione di questa prima parte del video, perché quello che non sapete è che c'è anche una seconda, e di conseguenza appuntamento a martedì prossimo per gara 3.